Grande perplessità, grande critica nella opinione pubblica emerge dalla questione pannolini, smaltimento, pannolini, pannoloni e prenotazioni. Vogliamo fare chiarezza sulla materia e spiegare in effetti come avverrà lo smaltimento di questo prodotto. Sul nulla si creano dei sommovimenti e delle fake che girano. Premesso che fino al 23 non cambierà nulla, quindi rimane inalterato il programma di conferimento che avveniva fino ad oggi. Dal 23 in poi che cosa scatta? Entro il 23 troveremo un sistema per avvisare tutti coloro che ne avranno diritto, ovvero coloro che hanno necessità di conferire pannolini, pannoloni, soprattutto traverse, che tramite il comune, tramite la ditta, riceveranno a carico su loro richiesta, perché purtroppo noi non possiamo utilizzare i dati degli aventi diritti trattandosi di dati sensibili. Quindi faremo sì, metteremo un avviso presso l'ASL, nelle farmacie, nei negozi di sanitari, nei negozi nei supermercati, dove gli utenti potranno chiamare e farsi consegnare un apposito contenitore delle apposite buste dove poggiare i pannolini. Questo è un problema igienico che risolviamo. La raccolta avverrà così come sta avvenendo una volta a settimana, le altre raccolte su richiesta, su prenotazione, la quale prenotazione è diventata un equivoco enorme. La raccolta è codificata così come avviene oggi, per il giorno dedicato. Chi ne avrà bisogno chiamerà e ci saranno ulteriori raccolte. Inoltre, l'amministrazione, congiuntamente alla ditta, sta lavorando ad un piano affinché questa raccolta avvenga in più giorni a settimana. Contiamo di stabilire almeno 2 giorni a settimana. Per il resto rimarrà sempre la prenotazione, ovvero 2 giorni a settimana saranno quelli di raccolta, gli ulteriori giorni a chi ne ha bisogno chiama e gli verrà raccolto a domicilio. Questo è il tema organizzativo, tutto il resto sono sciocchezze. Quindi ripeto, per sgombrare il campo ad ulteriori equivoci, la raccolta avverrà come sta avvenendo adesso, non è modificata. Il giorno dedicato, inoltre, ci sarà la possibilità a chi ne ha bisogno di chiamare e farsi fare ulteriori prelievi. Noi inseriremo un'ulteriore giornata. Entro il 23 cercheremo di dare il calendario preciso, anche per questo materiale, che è un materiale sensibile, un materiale che crea problemi, perché no? Si è detto di tutto, anche se io vado a casa di una persona e devo cambiare il pannolino, che faccio? Niente, quello che si faceva fino ad oggi, né più e né meno. Si mette nell'indifferenziato e si conferisce, stop. Poi se qualcuno ha la sensibilità, l'ho detto e lo ripeto, se qualcuno ha la sensibilità, avendone titolo, di avere un contenitore a casa propria, di riportarselo indietro, non è che fa una cosa talmente straordinaria. Altrimenti la lascia lì e viene messa e viene conferito come viene conferito fino ad oggi, né più e né meno. Quindi non creiamo disinformazione sul nulla. Vorrei più partecipazione da parte di tutti, perché come ho detto all'inizio, questo tema non può avere connotazione di tipo politico, ha una connotazione di tipo civile. È un tema di civiltà. Grazie Assessore, cambiamo argomento, parliamo di ingombranti. Più volte dalle nostre interviste, dai nostri servizi sul territorio, rileviamo lamentele da parte della cittadinanza per una quantità enorme, a volte anche anomala, di materiale legnoso abbandonato in strada. C'è qualche motivazione particolare? Qual è l'orientamento dell'amministrazione? Come vi state muovendo? Allora, vi ringrazio perché state facendo una serie di domande puntuali e che ci aiuteranno a sgombrare il campo una serie di equivoci. Il tema degli ingombranti è un tema molto molto sentito, ma il primo appello lo rivolgo ai cittadini. Non potete pensare di svuotare un appartamento e di consegnarlo a qualche signore senza averne titolo. E questi cristiani con 4 spiccioli smontano tutto, lo rimettono su un furgoncino che noi sappiamo e li vediamo girare per Torre del Greco, nonostante le nostre forze di polizia li sequestrino puntualmente, si trovano in un punto qualsiasi della città e tra l'altro sono sempre gli stessi, San Vito, Via Montagnelle, qualche strada Abolito Monte, San Giuseppe alle Paludi, sempre nei soliti punti. In orari imprecisati, soprattutto di notte, scaricano tutto a terra e se ne vanno.
Quindi per svuotare un appartamento è il caso che si chiamano ditte autorizzate. Perché noi inizieremo delle attività di controllo, parto prima dai controlli, perché verificheremo innanzitutto il tizio che porta il materiale sopra da dove l'ha preso. E ci saranno sanzioni gravissime, e per i cittadini, e i sequestri dei mezzi per questi signori che esercitano questa attività in modo abusivo. Perché conferire gli ingombranti equivale a conferire una sedia, un piccolo mobile, un computer, una poltroncina rotta, un piccolo mobile rotto, ma non conferire intere stanze da letto, interi appartamenti, cucine intere. Questo non sono ingombranti, ci vogliono ditte qualificate che raccolgono e vanno a conferire presso gli impianti. Tra l'altro non è nemmeno costoso, ci vogliono circa 50 euro per conferire un intero appartamento presso l'impianto. Inoltre, con questo nuovo piano veniamo allora alle soluzioni di questo problema. Noi abbiamo attivato da subito una piattaforma sul territorio di Torre del Greco, tant'è che state vedendo che la città ha meno presenza di ingombranti rispetto al passato. Abbiamo eliminato quella bruttura che stava a via Circunvallazione, ne faremo un'isoletta dove le persone potranno attardarsi, ci sarà una panchina, un po' di alberatura, una sistemazione di quell'angolo. Abbiamo potenziato la raccolta presso il parcheggio Palatucci giù alla Salle con dei contenitori che possono conferire durante tutta la giornata, possono portare il materiale là a qualsiasi cittadino e verrà conferito tranquillamente. Per il resto cercheremo, stiamo lavorando anche per individuare delle isole sul territorio, così come era previsto nel piano, ma è un lavoro a medio-lungo termine, non lo potremo realizzare subito. Da subito abbiamo potenziato l'isola al parcheggio Palatucci e stiamo cercando di individuarne un'ulteriore area per poter far svolgere lo stesso tipologia di servizio, un'area più prossima in modo da dividere in modo equo sul territorio. Però tenendo la piattaforma autorizzata sul territorio, la ditta sta raccogliendo con molta più sollecitudine e sta conferendo a questa piattaforma. Quello che avviene a chiamate, i tempi delle chiamate di una volta non saranno più gli stessi, perché prima la ditta non sapeva dove portarli. Oggi tenendo la piattaforma gli ingombranti si prenotano come erano, si prenotavano prima, la ditta verrà a raccogliere e li conferirà. Quindi abbiamo migliorato anche questo servizio, però rispetto agli abusi e agli illeciti possiamo fare poca cosa. Mi appello alla sensibilità di tutti, per cui quando dovete svuotare un intero appartamento, ripeto, chiamate le ditte qualificate. Ci avviamo alla conclusione.